e la costituzione del fondo ex articolo 1135 numero 4 del codice civile da parte dell'amministratore di condominio. E Ivan, come sempre, direi che possiamo introdurre il tema. Allora, tema oltremodo attuale, oggi, alla luce della sentenza di qualche giorno fa che ha visto dichiarata nulla la delibera relativa a lavori straordinari, in assenza della preventiva costituzione, accantonamento e reale disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 1135 numero 4, ritenendo che il condominio non abbia il potere di derogare alla norma giuridica, e quindi anche laddove l'assemblea dovesse dire noi autorizziamo comunque l'amministratore a procedere pur non avendo accantonato interamente il fondo, che come ben sappiamo può essere accantonato anche per SAL, per stati di avanzamento lavori, ma nel caso dei bonus fiscali non ci sono SAL, perché c'è una parte di fondo che è la parte che non va in cessione e quella va pagata, pertanto occorre inevitabilmente darne provvista preventivamente. E quindi rischiamo, di fronte a un fondo non accantonato, di avere una dichiarazione di nullità. Attenzione, perché cosa succede se voi date seguito ai lavori senza aver accantonato il fondo e quindi averlo liquido sul conto corrente? Succede che se io non pago la mia quota di fondo, voi mi fate il decreto ingiuntivo. Ma se voi mi fate il decreto ingiuntivo perché io non ho pagato la mia quota di fondo e avete dato corso ai lavori e la delibera è nulla, io vado a fare l'opposizione al decreto, perché in quel fondo è prodromico alla esecuzione delle opere. Pertanto è il cane che si morde la coda. Chi è che potrebbe eccepire la nullità dei lavori per omessa o carente costituzione del fondo? Lo stesso condominio che si vede destinatario di un'azione da parte del condominio per andare a pagare il fondo. Certo. Motivo per il quale, collegandomi alla live precedente, occorre ricorrere alla mediazione sempre. Sì. Perché quantomeno io questo è un tema che argomento, lo metto sul tavolo e vedo di uscire trovando una soluzione. Una dichiarazione di nullità non conviene a nessuno in questi casi. Vero. Vero. E Ivan, dopo questa introduzione, vorrei dare un messaggio agli amministratori che ovviamente sono qui con noi e ci stanno seguendo, pratico e spendibile domani mattina, insomma. Come si fa innanzitutto il calcolo del fondo, come prima cosa, e poi quando e come bisogna gestire gli incassi? Quindi, la tua domanda è... Sono sempre domandoni miei. Sì, no, infatti, perché stiamo insieme praticamente tutto il giorno e poi mi fa le domande durante la live. Così non ho neanche tempo. No, perché me le preparo giustamente. E non ho tempo di preparare il mio. Questa è una domanda che dovremmo occupare fino alle 7 di stasera. Giusto, vero. Allora, no, ti ringrazio Ilaria, perché il tema poi è, parli del fondo e c'è il rischio di nullità. E noi abbiamo la pressione dei condomini che vogliono fare i lavori, abbiamo la pressione delle imprese o dei general che dicono sì, però se volete fare questi lavori dovete firmare questo contratto e dare seguito, perché poi non arriviamo in fondo, no? Allora, sembra che sia una corsa contro il tempo. Apriamo una finestra sulla realtà. Il bonus fiscale al 110% non esiste. Ok? Quindi non esiste, perché se io ho il volume del vano scale condominiale e quindi ho o i serramenti delle scale o la parte di facciata che è, come dire, che tampona, che chiude il vano scale che non è riscaldato, io lì vado al 50. Certo. O al 65 con i serramenti al limite, altrimenti al 50. E quindi io avrò una parte del 50% di quell'intera spesa o del 35% di quell'intera spesa che devo mettere a maggio per farmi pagare. Allora, come, quando costituire il fondo e come gestire gli incassi? Era questa la domanda. Era questa la domanda. Allora, primo, analizzo con i tecnici, intesi come geometri, architetti, ingegneri, eccetera, che cosa va al 110, che cosa va al 50 e che cosa va al 65 e che cosa va in cavalleria dei vari bonus
abbiamo 0, 50, 65, Sisma, 90 facciate, 110 il nostro bonus. Facciamo un calcolo rispetto al computo metrico dei lavori, di che cosa mi va in una percentuale e che cosa mi va nell'altra, e io ho una prima bozza, grezza, dell'ordine di grandezza. Quindi ho 1 milione di euro di lavori e scopro che alla fine tra una cosa e l'altra devo tirare fuori 280.000 euro. Ok? Quindi il bonus non esiste al 110%. Primo aspetto. Secondo aspetto. Trainanti, trainati. Posso dare per scontato che quando intenderò pagare i trainati abbia qualcuno che dica no, io la caldaia di casa mia l'ho cambiata l'anno scorso. Non sapevo che non avrei avuto la possibilità di cedere il credito, perché io sono un SRL e il bene è un bene che utilizzo per sede della mia attività lavorativa, quindi un bene strumentale. SRL, bene strumentale, trainato. Se ho un credito che andrebbe a 50, l'SRL va a 0. Se ho un credito da ECO, l'SRL va a 65, ma comunque non detrae il 110. Quindi quei famosi 280.000 euro di fondo che avrei dovuto accantonare diventano 300, 320, 330. Non per effetto della lavorazione rispetto alla quale ho avuto accesso al 110, al 90, al 65, al 50, ma per effetto di chi è il condomino e di che tipo di bene il condomino ha intestato. Per esempio, sui trainati, quindi sui lavori non riferiti alle parti comuni del condominio, caldaie private, serramenti, giusto per semplificare al massimo, se tutte le unità immobiliari ad uso non abitativo detraggono 0 a livello di 110. Se però hanno la possibilità di accedere al 65, anche i commerciali e anche le partite IVA hanno accesso all'ECO, per esempio. Certo. Allora lì va fatto una verifica. 110 cosa entra? Ciò che non entra nel 110 entra magari in qualche altro bonus fiscale? Allora l'approfondimento che deve fare l'amministratore va un po' oltre. È chi sei tu condomino e che uso fai di quel bene? Altro tema. Io sono un condomino che ha 5 appartamenti in Italia. In Italia ho 5 appartamenti e ne ho uno solo in quel condominio. Per le opere trainate, parlo quindi di abitazioni che potrebbero avere anche i serramenti che vanno in cessione al 110, vedete? Sì. Gente che avrebbe meno problemi di altri nel fare tutto quanto. Ma non può questo condomino beneficiare del bonus per più di 2 immobili. Ma io come faccio a sapere se lui nel resto dell'Italia ha già ceduto il credito per altri immobili? Lui probabilmente cede il credito perché fa N dichiarazioni di gestione del credito, l'agenzia di entrate poi se ne accorge nei prossimi 13 anni e gli chiederà i soldi indietro. Ma li chiede a chi? Li chiede all'impresa cessionaria del credito o alla banca cessionaria del credito? L'impresa e la banca hanno fatto un contratto col condominio, non con i singoli condomini, ed ecco che allora andranno ad esercitare il loro diritto di contraenti chiedendo la restituzione della quota capitale e di tutte le sanzioni dal 200 al 270% al condominio. Tu prima, Ilaria, mi dicevi, ma il tema della solidale responsabilità. Il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica. Allora, il condominio, ente di gestione privo di personalità giuridica, da chi è composto? Da tutti i condomini. Ci sarà tra i condomini chi ha 3 ipoteche sulla casa e chi invece il mutuo l'ha pagato tutto e ha magari anche un reddito alto e anche altri immobili altrove. Cosa può fare il creditore? Andare anche dal singolo condomino che ha 10 millesimi, avendo fatto un'indagine patrimoniale sul condomino prima, tanto basta andare nei pubblici registri immobiliari che si vede, e dire questo qua è uno buono perché io devo prendere 200.000 euro, anziché chiedergli a tutto il condominio che non mi sta pagando, li vado a chiedere tutti a lui, colpisco i beni suoi perché lui è solidalmente e limitatamente responsabile rispetto alle obbligazioni assunte dal condominio. Ma questo condomino magari ha comprato la casa ieri e neanche ha beneficiato dei benefici fiscali, quindi torniamo ad altri temi. Allora, primo, solidale responsabilità è questo,
e devo dire ai condomini che stanno firmando un contratto che è questa roba qua. Io lo devo dire. Quindi probabilmente qualcuno gli avrà venduto il bonus fiscale come il grande regalo del 2021-2022 e io invece, chi di voi fa l'amministratore, serio, preparato, competente, vado in assemblea e dico: signori, fuori ci sono gli slogan e qua c'è la professionalità. La professionalità mi impone che questo 110 non è un 110 mai meno, perché me lo dice il tecnico, perché un pezzo di opera non vanno al 110, poi è ancora meno perché il tecnico mi ha detto che vanno, ed era giusto, ma analizzando le caratteristiche dei proprietari, quelle caratteristiche non consentono di loro di accedere al 110, quando va bene accedono al 65 o al 50 e quando non va bene non accedono neanche al 65 e neanche al 50. E quindi già mi sono fatto un'idea di qual è l'ordine di grandezza del fondo che devo accantonare. Peraltro che devo accantonare l'area non necessariamente per millesimi, certo, perché i millesimi riguardano la parte condominiale non cedibile, poi magari ho il singolo condomino che ha il negozio a piano terra con n serramenti, o accede al 65, o accede al 50, o accede a zero, in base a che sia un privato, un'impresa, bene merce, bene strumentale, bene patrimonio. E quindi io, prima di andare a determinare l'esatto ordine di grandezza del fondo, devo fare un'indagine molto più approfondita, che è un'indagine volta a capire chi concretamente può cedere il credito, non chi lo può cedere in teoria. In ultimo, rispetto alla tua domanda, cioè come devo costruire il fondo, ho il tema di chi teoricamente ha tutte le caratteristiche per poter cedere il credito, ma poi quando vado a fargli firmare il documento per cedere il credito è irreperibile. Scopro che era un condomino, ma in realtà sono in quattro, perché faccio una verifica e scopro. Allora, in quel caso, la delibera di accantonamento del fondo dovrebbe essere una delibera, come dire, a fisarmonica, cioè che individui le caratteristiche. Noi condivideremo il testo di delibera il 6 febbraio mattina all'evento, no? Metteremo proprio, faremo un modulo di 20 minuti durante la mattinata sul testo di delibera, no? Le caratteristiche di quali sono i criteri oggettivi di costruzione del fondo. E poi il fondo potrà essere variabile, quindi l'amministratore, man mano che si accorge che non era 280.000 su un milione, ma 320 o 350, è già legittimato da una delibera fisarmonica a emettere rate nei confronti o di tutto il condominio o dei singoli condomini. Poi c'è un altro tema, il tema delle morosità. Esatto. Ecco, no? E quindi il tema delle morosità, che abbiamo approfondito nell'ambito delle altre live. Abbiamo approfondito nella puntata 2 di Ci vediamo lunedì. Vero. Così chi vuole andare a guardarsela può andarla a rivedere. Dopo vi allego i link delle due puntate che per adesso abbiamo registrato in chat, così chiunque non l'abbia ancora vista, se la sia persa, può andarla a recuperare. Poi dedicheremo un modulo il 6 mattina alla gestione della morosità, però siccome qua non siete al 6 mattina, ma siete al 28 di gennaio, cos'è che devo dirvi? Primo, se abbiamo un moroso, il moroso non può cedere il credito e questo credito che non può essere ceduto deve essere rifuso da tutti gli altri. Oppure devo risolvere il problema e far uscire dall'albero dei morosi quel moroso, a monte. E questo lo potrei fare attraverso una procedura di mediazione, ottenendo un titolo esecutivo, facendo uscire dall'albero dei morosi il moroso, spostando il suo debito a dopo il bonus fiscale. Quindi la mediazione, diciamo che è una soluzione pratica appunto per risolvere questo problema. Direi che è anche la migliore al momento. Pratica, operativa, poi qualcuno di voi potrebbe dire, è l'unica credo, l'unica. Perché qualcuno di voi potrebbe dire, vabbè, ma io poi mi trovo il problema fra 2 anni, questo qua già non pagava adesso, poi fra 2 anni me lo trovo che non ha pagato anche altre spese. Esatto. È vero, però o tirate fuori i soldi e costituite il fondo e pagate per lui e non cedete il credito, o mettete lui nelle condizioni di essere un condomino che rientra nel diritto di cedere. Per rientrare nel diritto di cedere lui non deve essere un obbligato non in regola, quindi un condomino non in regola con i pagamenti. Per essere un condomino in regola con i pagamenti deve aver raggiunto un accordo col condominio che gli consenta di pagare dopo, e quindi durante tutta la periodicità del bonus fiscale
lui non deve diventare non in regola, altrimenti tecnicamente è un oroso. Beh, devo dire che comunque commettere un passo falso sembra quasi facilissimo, insomma, commettere un errore. A proposito di questo, volevo chiederti, la polizza RC dell'amministratore può coprire gli errori sulla costituzione del fondo? Ecco, allora, ottima domanda, Ilaria, perché anche prima, no, qualcuno nelle precedenti live... Esatto, soprattutto per loro, che l'hanno chiesto. Ha posto domande a Claudia Caravati, esatto. Il lato tecnico, eccetera. Allora, la risposta è, attenzione, tre livelli di responsabilità. Gli amici, avvocati, collegati, chiaramente me lo insegnano e lo insegnano a tutti noi. Colpa lieve, colpa grave, dolo. Per dolo, ovvero l'intenzione di sottostimare il fondo, perché così almeno vado avanti con i lavori, perché se voglio essere più realista del re, quindi sono consapevole che sto commettendo una sottostima del fondo e in questa piena consapevolezza chiudo gli occhi, il naso e la bocca e vado avanti lo stesso. Di fronte al dolo non c'è copertura assicurativa che tenga. La responsabilità è dell'amministratore, che conseguentemente espone a nullità la delibera con tutte le conseguenze anche legate ad eventuali decreti ingiuntivi ottenuti attraverso la delibera fra un anno di approvazione dei lavori o la delibera adesso di approvazione delle quote che non vanno in cessione, che legittimano l'amministratore a ottenere un titolo esecutivo tramite emissione del decreto ingiuntivo o tramite accordo di mediazione verso i condomini che devono versare queste quote. Ma se poi sine tempore dovesse essere dichiarata nulla la delibera, tutto questo castello crolla e la responsabilità ricade in capo all'amministratore. L'amministratore è coperto dalla polizza assicurativa, quando ha la polizza, visto che il 1129 neanche prevede l'obbligo che l'amministratore abbia la polizza, cioè prevede che l'amministratore possa essere dispensato dall'assemblea e quindi non averla. Quindi attenzione anche agli amministratori, magari che sono gli amministratori del proprio condominio, ma non sono dei professionisti, oppure sono amministratori che fanno un altro mestiere, l'architetto, il geometra, l'ingegnere, l'avvocato, il commercialista, e magari sono un po' meno quotidianamente aggiornati sul tema condominiale, perché amministrano uno o due condomini, eccetera. Allora, se avete la polizza, per colpa lieve, salvo i massimali e salvo le franchigie, coprirebbe, no? E la colpa lieve cos'è? Che ne so, io potevo immaginare di avere dei problemi con la cessione del credito, ma non avevo nessuna spia a priori, e quindi ho pensato che Ivan Giordano ce l'avesse credito, è un interlocutore presente, costante, eccetera, oppure non era amoroso fino a ieri e ha maturato l'amorosità da oggi e il credito lo devo cedere dopo domani, ma io ieri non sapevo che lui sarebbe diventato amoroso, no? Ok, colpa grave è anche un po' la non conoscenza di questo tema, tutti i nostri... collegati, quanti siamo in area collegati in questo adesso momento? Siamo in 70. Cavolo, quindi, 70 collegati, e quindi sì. Voi adesso lo sapete e magari prima non lo sapevate, e quindi c'è anche questo aspetto. Allora, e l'amministratore professionista, legge 4, certificato magari UNI 10801, con tutti i marchietti, i blasoni del caso, non può non sapere. Quindi è un attimo che la colpa lieve diventa per il professionista una colpa grave. Poi c'è uno stacco, c'è proprio un fiume, oltre il quale guado devo arrivare con i comportamenti, le intenzioni, che è quello di scientemente non costituire il fondo, perché è una rottura di scatole, perché mi ostacola, perché altrimenti non faccio neanche un bonus, mi chiudo gli occhi, il naso e la bocca, vado dall'altra parte del guado sapendo che non potevo andarci. Qua parliamo di dolo, magari un dolo anche legato al fatto che se faccio super bonus ci guadagno, se no no. Attenzione, tutti stiamo lavorando per guadagnare, quindi non nascondiamoci dietro un dito, però purtroppo devo arrivare legittimato durante tutto il percorso, non devo fare dei passi falsi. È chiaro, io lo dico come consulente tecnico che spesso mi trovo nelle controversie contabili con gli amministratori condominiali ad avere l'apertura del sinistro, l'amministratore apre il sinistro, interviene in CPU il perito dell'assicurazione, il consulente sì. tecnico dell'assicurazione, il quale consulente tecnico cerca non
di individuare elementi per cui l'amministratore abbia ragione e quindi la Corte, scusate, abbia ragione, né individuare elementi e quindi, non, e quindi di fronte alla ragione dell'amministratore non c'è responsabilità, non c'è danno e non c'è copertura. Perché è difficile arrivare a quello? Occorrerebbe arrivare a, come dire, orientare una sentenza in quella direzione, no? E sono elementi che possono sfuggire anche al ruolo del tecnico. Neanche quello di dire, ma però vogliamo vederci chiaro. No, no, se loro dovessero sostenere insieme, tra virgolette, all'accusa una malafede, un dolo dell'amministratore, loro ci guazzano perché di fronte al dolo le compagnie assicurative ci non pagano. Quindi a volte mi sembra, se dovessi essere io dalla parte del sostenere tecnicamente l'accusa verso l'amministratore, poi lo dico perché altrimenti mi lanciano le uova, molti amministratori, io spesse volte rappresento la difesa per gli amministratori, no? Però immaginiamoci di essere l'accusa, quindi il soggetto che rileva che l'amministratore ha posto in atto delle criticità contabili, io trovo nelle assicurazioni dei partner, perché loro non vedono l'ora di affermare quello, ma affermare che sia stato fatto o con colpa grave, se sanno che la polizza non copre la colpa grave, o con dolo, perché non sono polizze che coprono il dolo. Certo. Quindi attenzione, no, Ilaria, penso di averti risposto. Assolutamente sì, e ti ringrazio. Quindi, per concludere e passare poi a rispondere ai quesiti dei nostri amici da casa, che vedo già che stanno scrivendo in chat. Prima abbiamo detto che avviene la costituzione del fondo, poi vi è l'incasso e poi la firma del contratto. Oppure esiste anche qualche altra soluzione? Allora, sì. Magari poi in chat anche gli amici avvocati, se hanno un'idea diversa, possono condividere, certo, eccetera. Allora, l'iter formalmente più corretto è costituzione del fondo, emissione delle rate del fondo, possibilmente margini di errore prossimi allo zero nella costituzione del fondo, eventualmente quindi rimanere un po' più larghi con la costruzione del fondo. Se poi si perfeziona la cessione del credito maggiore, restituirò i soldi e quindi saranno a titolo di acconto, che non il contrario, no? Perché poi il contrario vuol dire non, comunque non ero legittimato a dare corso ai lavori perché avevo accantonato in me. Quindi, pertanto costruisco il fondo, mando le rate, me le devono pagare tutti. I condomini, gli amministratori presenti sanno che non è proprio così scontato che mando la rata e me la pagano. No? E poi devo sollecitarla, ma dove sono? A giugno? Oggi è il 28 gennaio, sono a giugno, a luglio, e i lavori io non ho ancora fatto partire. Esatto, non ci staranno mai nei tempi. E come fai a starci nei tempi? O cosa fai? O passi con qualche semaforo rosso, e allora arrivi in destinazione. Ma oggi, vi ricordate quando all'esame di scuola guida si studia l'onda verde? Sì. Nei vari viali, no? Prendi sempre i verdi. Ecco, oggi l'onda verde è tardi. Sì. E allora devo passare con qualche arancione, ogni tanto magari vedo il rosso, mi guardo a destra e a sinistra e passo lo stesso. Se voglio arrivare a destinazione. La speranza che, anziché il vigile, magari l'agenzia, non il vigile, ma l'agenzia delle entrate, non abbia rilevato che io sia passato con il rosso. Però facciamo che vogliamo passare con tutti i verdi, perché siamo qua per passare con il verde. Accantono il fondo, semmai lo sovrastimo ma non certo lo sottostimo, sì. Raccolgo il fondo, poi attenzione che il fondo sia stato raccolto, perché qualcuno ha pagato di più e ha pagato di più anche a fronte di chi non ha pagato. E io ho sollecitato, poi quei solleciti hanno pagato, li ho portati in mediazione e hanno pagato. Decreto ingiuntivo è inutile che lo faccio. Perché se faccio il credito aggiuntivo ormai vado ad hoc, quindi è inutile, come dire, cioè è inutile. È utile per avere il titolo, è utile per avere, come dire, una posizione giuridica, ma dal punto di vista super bonus è inutile, non è uno strumento, no? Quindi faccio la mediazione, magari metto accordo con ICAF perché non fissino a 30 giorni ma fissino a 10, così da correre, accelerare, no? Arrivo a un certo punto e dico, ho raccolto quei 100.000, quei 30.000, quei 200.000, quei 300.000 che mi servono perché ho fatto la stima prima, per come abbiamo detto, certo, no? Ok, sì, l'ho raccolti. Benissimo, a questo punto posso firmare il contratto. Questo è l'iter perfetto. A quel punto, se firmo il contratto e siamo a luglio, il general oppure l'appaltatore mi dicono che firmato il contratto a luglio riescono a concludere i lavori per perfezionare tutto. Se dovessero dirmi, guarda che oramai è troppo tardi, per colpa del fatto che i condomini non hanno pagato,
le rate finalizzate alla posizione del fondo è saltato il bonus fiscale. Cioè, non è che ce n'è altre, sì. Così. Per evitare di andare a firmare il contratto a luglio, si potrebbe fare un'altra cosa. Io lo firmo oggi il contratto, ma inserisco all'interno del contratto una clausola sospensiva. Quindi il contratto lo firmo oggi, ma il contratto avrà efficacia quando avrò raccolto l'ultimo euro del fondo. Quando i condomini dicono, ma come siamo messi? Signori, c'è Ivan Giordano, Ilaria Galli, Alessandro De Marchi, che non hanno ancora pagato. Quando loro pagheranno, la clausola, la condizione si avvererà e quindi il nostro appaltatore, il nostro genero potrà iniziare. Prima di quel momento non può avvenire nulla. Tutto il resto sono semafori arancioni o semafori rossi. Certo. Bene, Ivan, io che dire, ti ringrazio. E se sei d'accordo inizierei a leggere i quesiti che hanno scritto in chat i nostri amici da casa. E anzitutto, poi dopo, ovviamente, vi allego tutto per quanto riguarda questo seminario di cui abbiamo già citato molte volte del 6 febbraio, ma anche i link delle nostre puntate di Ci vediamo lunedì, dove abbiamo comunque trattato e ripreso questi temi. Allora, inizierei sempre con Giuseppe. Allora, Giuseppe ci chiede, adeguamento dell'assicurazione dell'amministratore, corrisponde a verità che va addebitato al condominio? Ah, questo è un accordo tra le parti, nel senso che l'amministratore è un professionista che presta la propria prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'articolo 2222 del Codice Civile, ma anche 1702-703 e seguenti, è un mandatario con rappresentanza. Quindi ha un duplice ruolo, no? È un professionista da un lato, quando è un professionista, a volte è un condomino, quindi non è un professionista. E comunque è sempre un mandatario. E il rapporto è tra l'assemblea mandante, tra l'assemblea mandante e l'amministratore mandatario. Pertanto, se l'amministratore riesce a farsi pagare la polizza dal condominio, è bene. Altrimenti, se l'amministratore, chiaramente non è che l'amministratore può dire, signori, io non prendo compensi per fare questo intervento e poi devo pure pagare mia polizza, no? Quindi è un aspetto negoziale tra le parti. A mio modo di vedere, al di là del poterlo mandare in cessione o meno, perché è chiaro che il compenso dell'amministratore l'ha chiarito anche la circolare 30E del dicembre scorso, non si può mandare in cessione, altro motivo per il quale non esiste un super bonus a zero. Allora i condomini pagano la percentuale che concordano con l'amministratore sulle opere e l'amministratore si paga la polizza assicurativa. Il mio timore è che massimale possa garantire l'amministratore nella somma complessiva del super bonus o dei bonus fiscali che dovesse fare. Bene, grazie, non penso di aver risposto a Giuseppe, aver dato la sua risposta. Passerei a leggere la domanda di Luca Barattini, che saluto. Ciao Luca. Salutiamo. Sono un po' di ore che non ci vediamo. Esatto. Allora, Luca ci scrive, con delibera si può imputare la spesa ad uno o più condomini consenzienti. Può risolversi con una delibera, quindi, il problema di chi non vuole o non può partecipare? Allora, guarda Luca, io su questo tema ho la seguente resistenza. Non sono depositario della verità e questa è la premessa con la quale rispondo alla tua domanda, perché sai che in generale, ma tra di noi, c'è l'assoluta onestà intellettuale. Quindi se in futuro l'Agenzia delle Entrate dovesse dire sì, allora farò un passo indietro su quello che sto dicendoti e dicendovi. Di fatto, qual è il tema che mi spaventa? Che la delibera assembleare è un accordo negoziale di natura privatistica tra le parti e invece il rapporto con il fisco è un rapporto one to one tra il nostro codice fiscale e l'amministrazione finanziaria. Pertanto, se io e Ilaria siamo cointestatari di un immobile, perché siamo due amici o due fratelli, quindi non due conviventi, esatto, e neanche marito e moglie, quindi togliamo alcuni scenari, no? E Ilaria vive nell'appartamento del quale siamo cointestatari, chiarendo che lei è l'utilizzatore del bene e che lei si fa carico dei costi delle parti che non vanno in cessione, aspetto che andrebbe chiarito nell'accantonamento del fondo, quindi su questo aspetto è importante che usiate anche il fondo per legittimarvi a questo, no? Quindi Ilaria usa il bene, quindi ne è detentore e possessore, e Ilaria si fa carico dei costi
che non vanno in cessione, io direi che sono precostituiti gli elementi per cui cede il credito Ilaria e Ivan non cede nulla. Ma se Ivan e Ilaria hanno l'appartamento locato a qualcuno e o vivono insieme o vivono ognuno per conto proprio, e la detrazione la fanno loro come proprietari e non il conduttore in qualità di conduttore, e voi raggiungete Ilaria che firma, ma Ivan è irreperibile, oppure noi abbiamo litigato, non comunichiamo, non ce ne frega niente, e non possiamo dire l'assemblea delibera che se ne fa carico Ilaria della cessione, oppure Ilaria dice vabbè, ti dichiaro che mi faccio carico io, perché a mio modo di vedere potrebbero contestare la metà di cessione posta in atto da Ilaria, facendo poi una ripresa fiscale a posteriori con il calcolo delle sanzioni. Bene. Penso di aver, abbiamo dato la risposta anche a Luca. E bene, leggo le altre, dato che sono veramente tante. Allora, Stefania ci chiede: ipotizziamo che l'assemblea delibera la costituzione del fondo per l'esecuzione dei lavori e il versamento delle rate. Se mi trovo poi tizio, che da prima concorde e poi non intende più versare, quanto deliberato, che cosa facciamo? Allora, lui diventa moroso. Esatto. Questo soggetto qua è quello che magari non era moroso prima, Stefania, e poi diventa moroso dopo. Siccome è diventato moroso, e io la pratica non l'ho completata, perché la pratica ha un capo e ha una coda e ha una serie di adempimenti intermedi, no? E il perfezionamento della cessione del credito, caricando sul cassetto fiscale il credito del condomino avente diritto, è un adempimento intermedio, viene in mezzo, no? Cioè, se io carico e cedo il credito perché ho delle caratteristiche formali per le quali posso cederlo, poi magari non si concludono i lavori, per dire. Io posso aver caricato tutti i crediti che voglio, posso aver ceduti alla banca, aver ottenuto il finanziamento, ma lì salta tutto, no? Sì. In questo caso, Stefania, tu te ne accorgi, e quello è diventato moroso prima di cedere il credito. Il credito non è cedibile, questo potrebbe essere una di quelle circostanze in cui tu... Lui non l'avevi ovviamente incluso nel fondo, perché per te era uno che avrebbe pagato normalmente, e, ok? Allora magari è una cosa che, di cui parleremo il 6 mattina, nella delibera con la quale si conferisce mandato all'amministratore di accantonare il fondo, anche nelle linee guida di accantonamento del fondo, anche prevedere quali sono i casi in cui si solleva la responsabilità l'amministratore in caso di omessa costituzione del fondo, ovvero... coloro i quali oggi sono in regola dei pagamenti e nelle more di questa produzione dovessero diventare morosi. Come fai a saperlo prima, no? Non posso neanche imputare la responsabilità all'amministratore, il quale magari ha firmato il contratto, esatto, perché il fondo lo aveva in realtà accantonato, però il credito non è più cedibile, e quindi, non potendo cedere il credito, rata straordinaria, perché tutti quanti devono pagare, eh? Quindi nella delibera di costituzione del fondo parleremo anche di un mandato all'amministratore di poter emettere rate straordinarie in corso di contratto per andare ad integrare gli adempimenti contrattuali derivanti dalla perdita del diritto di cedere il credito a parte di alcuni. Questo è proprio un argomento che 6 mattina affronteremo con grande dettaglio, però mi pare che non lo sto mantenendo a livello superficiale. A questo proposito, prima di leggere gli altri quesiti, vi allego il link per poter scaricare il programma, ma anche il modulo se siete interessati ad iscrivervi. E bene, leggiamo queste altre domande, Ivan, ti direi, abbiamo ancora 5 minuti e ti leggo una domanda dello studio Ferri. Allora, loro dicono: abbiamo effettuato il pagamento relativo allo studio di fattibilità con bonifico parlante. Il general contractor restituisce l'intero importo dello studio di fattibilità 30 giorni dopo la delibera di approvazione delle opere di superbonus. In questo caso, i condomini hanno diritto a detrarre questa spesa? Me la puoi rileggere? Certo. Allora, hanno effettuato il pagamento relativo allo studio di fattibilità con bonifico parlante. Il general contractor restituisce l'intero importo dello studio di fattibilità 30 giorni dopo la delibera e di approvazione delle opere in superbonus. In questo caso, i condomini hanno diritto a detrarre questa spesa? Allora, Ferri, tu dici detrarla o mandarla in cessione, chiaramente, che poi è la stessa cosa, è un modo, cioè è un modo. Io penso proprio di sì, nel senso che lo studio di fattibilità rientra, cioè mentre l'eventuale consulenza fiscale di Ivan Giordano non va in cessione.
così, no? Mi farebbe molto piacere, ma purtroppo non va così, come non va la percentuale è concordata con l'amministratore per le sue aspettanze, no? Questo non vuol dire che non sia importante pagare la consulenza di Ivan Giordano e pagare la percentuale all'amministratore, ci mancherebbe altro. In questo caso invece l'agenzia di entrata ha chiarito che lo studio di fattibilità entra in cessione, quindi quello, siccome prima lo pago, poi vedo che è possibile, poi avvio la pratica col generale, poi il generale mi restituisce i soldi dopo, ma in realtà farà parte della parte civile, quindi ti risponderei di sì. Ilaria, poi lasciami un minuto in chiusura, perché voglio parlare del problema della costruzione del fondo, che poi ne parleremo il 6, sì. Però voglio dare questo un anticipo della costruzione del fondo quando abbiamo le opere trainate. Beh, allora a questo punto ti direi che... Posso? Puoi. Posso? Quindi non abbiamo altre domande? Allora sì, allora veramente abbiamo una domanda di Giancarlo, se sei d'accordo la leggerei. Facciamo il ruolo della domanda di Giancarlo. Perfetto. Allora Giancarlo scrive, se c'è una delibera legittimamente presa, Tizio cambia idea, ma se non paga le quote, secondo me l'amministratore è legittimato a chiedere il decreto ingiuntivo. Allora, ci sono un po' di premesse, Giancarlo, nella tua domanda, che come dire, io devo prendere per tali. Delibera legittimamente presa, cosa vuol dire? Che allora non ha né profili di annullabilità né profili di nullità, e quindi il condomino è vincolato dalla delibera. Attenzione a fare il braccio di ferro con i condomini, perché è un attimo oggi inventarsi un motivo di nullità. Vuoi perché io non posso invadere la proprietà privata col cappotto, col serramento o con la caldaia privata o con un'opera? E la logica estesa delle pavimentazioni dei balconi, gli amministratori le conoscono queste cose, rifacciamo i balconi, esatto. Capito? Ma il pavimento è mio e tu non me lo rifai il balcone. Poi c'è quello che dice, vabbè, io lo rifaccio, lo pago, ok? Poi se questo non paga, e così per rispondere a Giancarlo mi collego a quello che volevo dire, no? Sì, Italia. Certo. Non paga, ma non paga un'opera trainata o non paga un'opera trainante? Esatto. Perché se non paga una trainante deliberata, con delibera legittima, quindi priva di profili di annullabilità, ma lì semmai c'è la decadenza nei 30 giorni, e priva di profili di nullità, e qui dobbiamo essere sicuri che sia priva di profili di nullità, io rispetto alla trainante ottengo l'emissione di decreto ingiuntivo. Comunque, per evitare che faccia un decreto ingiuntivo e questo mi fa opposizione a decreto e impugnazione per nullità della delibera per far crollare il castello e non consentirmi di andare in esecuzione, io gli faccio la mediazione, così evito tutto questo. Lo dico anche agli avvocati presenti, di usarla in maniera strategica, perché guardate che qualche scheletruccio in armadio, quando firmo un contratto così complesso, mi salta fuori poi durante il percorso. Parliamo delle trainate, sia rispetto all'ottenibilità di un decreto ingiuntivo, sia rispetto all'approvazione del rendiconto, tema di questa mattina alle 11, sia rispetto alla costruzione del fondo. Sì. Ma la trainata privata, serramento o caldaia privata, non è una spesa condominiale. Io non è che voglio lanciarvi una bomba di natura fiscale, ma l'opera trainata, cioè il serramento, va fatturato al condomino, non va fatturato al condominio. È una pratica del condomino il serramento, non del condominio. Allora, sempre il 6, vedremo come poter gestire nell'ambito di una serie di soluzioni civilistiche di natura contrattuale un mandato a gestire, cioè il singolo condomino dà mandato all'amministratore e quindi al condominio, che accettano di gestire la spesa in suo nome e conto attraverso uno specifico mandato. Quindi il 6 che cosa studieremo insieme? Le delibere e le soluzioni contrattuali per non lasciare totalmente fuori dalla porta le opere trainate private, anche quando il condomino è d'accordo che vengano fatte. Cioè, non è che il condomino è sempre di traverso. Allora dici, cavolo, non vedevo l'ora, così mi fai i serramenti, mi fai la caldaia privata, mi fai tutto, cappotto termico mi va bene, trainante, non me ne frega niente che mi togli 5 cm del mio balcone, ma perché alla fine io ho questo grande vantaggio. E allora mi piacerebbe mettermi nella condizione, se fossi l'amministratore, di poter gestire tutto questo in maniera legittima, senza rischiare di avere false fatturazioni soggettive, perché se una spesa è da imputare alla Area Galli e la fattura al condominio, cioè una falsa fatturazione soggettiva, oltre che appropriazione indebita, perché se io utilizzo il fondo
accantonato per, il cappotto, per la parte che non va in cessione del cappotto termico e lo utilizzo per pagare il saneamento di Ilario e Galli, si qualifica il reato di appropriazione indebita. Tutto questo salvo non mi sia organizzato a monte con un contratto più ampio che legittima l'amministratore ad avere un doppio mandato, sia dal singolo proprietario che dal condominio, con anche tutta un perfezionamento contrattuale che legittimi una fatturazione in capo al condominio. Dopodiché, attenzione, una fatturazione che avrà IVE diverse, al 10 o al 22, in funzione del destinatario dell'opera trainata. Quindi volevo dire questa cosa perché è un tema delicatissimo che affronteremo questa mattina. Assolutamente. Beh, siamo arrivati anche alla fine, diciamo, di... È volata questa live, devo dire di sì. Infatti i quesiti, ovviamente non vi preoccupate, come ben sapete potete mandare un vostro quesito a formazione@istituto ICAF per quanto riguarda il seminario del 6 febbraio, dove andremo a rispondere anche a tutti i quesiti a cui purtroppo adesso in questo momento non siamo riusciti a rispondere, ma non vi preoccupate.